Ci tengo a fare questa puntualizzazione perché ogni volta che sento, no, o da parte anche di qualche mio collega dire la mia squadra, mi suona male, la squadra non è degli allenatori, gli allenatori allenano le squadre, però detto ciò, e quindi mi passerai la precisazione, capisco il senso di quello che volevi dire, ti ringrazio per cercare, come dire, di darmi un po' di, come dire, di appunto di consolazione. Chiaramente queste partite ti lasciano un po' attonito, no? Perché abbiamo dovuto innanzitutto mettere la squadra in condizione di credere di poter gareggiare contro una squadra come Forlì, che è venuta qui con 10 giocatori al completo, noi rimaneggiati, e chiaramente innanzitutto dovevamo mettere i nostri ragazzi in condizione di credere che si poteva fare. Poi abbiamo dovuto fronteggiare le difficoltà della partita, quindi siamo andati all'intervallo sotto più di 10 punti. E quindi abbiamo cercato di continuare a far credere ai ragazzi che era possibile, e infatti era possibile. E poi però non abbiamo fatto i giusti conti, perché chiaramente andando avanti nei supplementari, secondo me le energie sono andate un po' a calare, e ha inciso su qualche gestione un po' così, ma non c'è da recriminare su nulla, non c'è da rimproverare nulla ai nostri giocatori. Direi che stasera sono stati eroici per quello che hanno cercato di fare in mezzo al campo, hanno trascinato anche il nostro pubblico, e questo credo che sia la cosa più importante, la cosa più bella, insieme al fatto che io penso che rispetto a Udine la squadra ha decisamente alzato il livello di gioco di pallacanestro, il livello agonistico, il livello di competitività e anche secondo me appunto la qualità di quello che abbiamo fatto nel campo. Possiamo fare meglio? Io mi auguro e spero sempre di sì, e come dico sempre, questo moto perpetuo nel cercare di migliorarci sempre non si deve fermare, a maggior ragione dopo una partita come quella di stasera. Ci deve dare consapevolezza e convinzione che ci siamo, e questo ci deve dare quella carica in più nel cercare di fare le cose ancora meglio. E con grande orgoglio dobbiamo dimostrare che anche qui a Nardò si può fare del buon basket, del gran basket, in un campionato, in una stagione davvero, davvero molto difficile ed equilibrata. Ma innanzitutto una partita infinita, una partita che per meriti di Nardò nel secondo tempo poi ha preso una strada di grande equilibrio. Per quanto ci riguarda, chiaramente sono molto soddisfatto per quello che abbiamo fatto nel primo tempo, perché al di là del vantaggio abbiamo disputato la partita che volevamo disputare, sia in attacco, parzialmente in difesa, perché anche se non facendo male avevamo concesso qualche canestro di troppo su alcune situazioni che invece avevamo allenato e su cui speravo che la squadra potesse avere le idee chiare. Il secondo tempo invece chiaramente è un secondo tempo non di livello, è un secondo tempo dove riconosco i meriti di Nardò, che ha giocato con grande agonismo, ci ha messo le mani addosso. Noi abbiamo perso secondo me la lucidità offensiva, ma soprattutto dietro siamo stati poco consistenti e poi siamo stati bravi a tenere testa alla partita, alla fine con grande determinazione a vincere. Abbiamo avuto due volte il possesso decisivo per chiudere la partita, tra l'altro dopo due timeout, dove neanche lì abbiamo avuto la lucidità di fare quello che avevamo preparato, pensato. Però ripeto, oggi salvo il primo tempo e salvo i due punti finali che comunque su questo campo contro questa squadra che anche oggi ha confermato di avere dei valori importanti perché ha giocatori di qualità. Faccio i complimenti a Stuart per la partita che ha disputato, non è il solo, ma sicuramente lui ha giocato una partita di grande spessore e quindi siamo contenti. Ecco, andiamo avanti, muoviamo la classifica, avremo sicuramente tante cose su cui mettere l'attenzione.